Buon pomeriggio, ben trovati dopo questa pausa della Settimana Santa e di Pasqua al ciclo di seminari dedicato quest'anno alla memoria di Sebastiano Tusa, come sapete, e dedicato anche ai siti, all'ambiente. E oggi io mi sono collegato non a caso alla campagna, dal nostro campo di grano, dico nostro, di tutti noi, anche di voi collegati, perché insomma speriamo poi di fare una grande festa durante il momento della mietitura. E oggi abbiamo con noi l'amico Giuseppe Parello, che è stato per tanti anni direttore del parco archeologico di Agrigento, e l'ha portato, diciamo, ai fasti che ancora oggi fortunatamente quest'area archeologica, questa zona archeologica diciamo, ha, anche rispetto alle ultime visite che ci sono state in questo fine settimana. Giuseppe, sei con noi? Sì. Dove? Io purtroppo, ecco, perfetto. Giuseppe Parello adesso dirige il servizio siti UNESCO, aree archeologiche, siti UNESCO della regione siciliana, quindi noi lo ringraziamo particolarmente per essere qui con noi, anche per darci, quest'oggi penso lui ci fornirà un quadro un po' abbastanza anche chiaro e dettagliato di qual è la situazione siciliana. Come sapete, questo ciclo di seminari raccoglie e racchiude tutta una serie di esperienze italiane, e certamente non poteva mancare la Sicilia con le tante anche problematiche che questo nostro statuto speciale ha messo in campo negli anni, ma anche le tante risorse e le tante innovazioni, diciamo. Quindi io ho anche un collegamento un po' ballerino, quindi niente. Va bene. Il Rosario, come abbiamo visto, si trova in una situazione un po' di difficoltà, bella, ma di difficoltà per svolgere la sua funzione di presentazione di Giuseppe Parello. Ne ha definito brevemente la posizione attuale e l'importante incarico che ha ricoperto in passato, uno dei tanti incarichi che ha ricoperto all'interno dell'amministrazione regionale. Ciò che mi preme sottolineare è che per ragioni anche personali, di rapporti istituzionali e personali, abbiamo potuto misurare negli anni la sensibilità, l'attenzione, la disponibilità di Giuseppe Parello rispetto alla valorizzazione dei patrimoni culturali dei territori, ben al di là, diciamo, degli incarichi che lui ricopriva, con una attenzione e un'apertura al patrimonio etnoantropologico che non possiamo non sottolineare come fatto estremamente positivo, stante che questa attenzione dell'amministrazione regionale rispetto a questi patrimoni e le tante azioni che a livello territoriale possono essere fatte per la sua valorizzazione e naturalmente tutela, è declinata dalla fine degli anni 90 in poi progressivamente, soltanto appunto alcuni dirigenti, pochi dirigenti, hanno nel corso delle loro esperienze saputo maturare e valorizzare questa realtà. Questo mi premeva sottolinearlo, proprio perché è un merito che personalmente gli riconosco e che tutti noi gli dobbiamo riconoscere. A questo punto io non avrei più nulla da dire, anche perché è interessante ascoltarlo, l'architetto Parello, non stare qui a raccontare gli aspetti della sua biografia. E passerei la parola, se vuole, ad Andrea, se vuole dire qualcosa, se no possiamo direttamente ascoltare l'architetto Parello. Sì, Nino, grazie. No, volevo semplicemente manifestare il mio, come dire, la mia felicità per la presenza oggi qui con noi di Giuseppe Parello, che è sicuramente una persona che è estremamente importante per l'amministrazione, diciamo, dei beni culturali, del patrimonio culturale oggi, ed è una persona che ha collaborato per molto tempo anche con mio padre, e quindi diciamo che, sebbene io negli ultimi tempi,
cioè nel corso della mia ricerca, appunto, mi si è interessato più che altro di patrimonio immateriale. È chiaro che a causa, insomma, della mia provenienza, comunque della mia tradizione familiare, non posso non interessarmi anche a quello che è il patrimonio materiale, quindi l'immenso patrimonio archeologico della nostra Sicilia. Per cui io spero che questo incontro possa essere un'occasione non solo, come diceva appunto prima di me, come dicevano Nino e Rosario prima di me, per ricordare l'importanza della figura di mio padre e dei suoi insegnamenti, ma anche per fare un po' il punto, per quello che è possibile, sulla situazione dei nostri siti archeologici, in questo caso, quindi nel caso di oggi, del nostro patrimonio archeologico. E quindi per capire anche un po' meglio di cosa si occupa il dottore Parello e quindi come appunto è strutturato questo servizio UNESCO e così via. Quindi niente, volevo limitarmi appunto a ringraziarlo per essere qui e niente, eventualmente poi interverremo in seguito. Ok, lascio la parola al dottore Parello. Grazie. Grazie, naturalmente sono lusingato dalle parole, diciamo, che avete avuto la bontà di spendere nei miei confronti, ma so che sono, diciamo, in gran parte frutto del rapporto di amicizia che ci legano da tanto tempo. Io spero di avere dato un minimo contributo alla valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. Nella mia carriera mi sono occupato un po' di tutto, diciamo, dall'arte contemporanea al patrimonio architettonico, al patrimonio archeologico, all'arte contemporanea, al patrimonio etnoantropologico. In tutti questi settori spero, diciamo, di avere messo una pietruzza in più rispetto alla costruzione alle dinamiche che riguardano appunto la tutela e la valorizzazione. Vorrei condividere un PowerPoint con voi in maniera tale da commentarlo durante la mia esposizione. Ecco. Non so se lo vedete. A posto? Posso proseguire? Puoi proseguire. Sì. Allora, la mia relazione, diciamo, racconterà il rapporto, a volte casuale, a volte cercato, tra il patrimonio riconosciuto dall'UNESCO e invece la realizzazione di un grande sogno di Sebastiano Tusa, che è quello appunto della costruzione e della strutturazione del sistema regionale dei parchi siciliani. Da questa immagine potete vedere quali sono i siti, diciamo, ampiamente noti, riconosciuti dall'UNESCO in Sicilia. Di questi tre, due sono di tipo naturalistico, che sono le Isole Eolie e il Monte Etna, e gli altri cinque riguardano l'aspetto monumentale, e in particolare tre, che sono Agrigento, Piazza Armerina e Siracusa, proteggono il patrimonio archeologico. Brevemente, queste sono le planimetrie, diciamo, in cui vengono individuate le zone protette, le buffer zones, e a destra vedete, diciamo, una brevissima descrizione del patrimonio. Alla fine, diciamo, il dato più rilevante, non perché ci sia il nome, evidentemente ancora da correggere, tra l'altro, è che l'UNESCO individua il responsabile del sito, cioè il property manager in termine tecnico, cioè
colui al quale sono demandate tutte le competenze e le incombenze che riguardano la tutela e la valorizzazione del sito. La differenza sostanziale tra i siti siciliani che abbiamo visto è che in questi tre casi c'è la coincidenza tra il sito UNESCO e il sistema regionale dei parchi, cioè in ciascuno di questi tre siti è stato successivamente, diciamo al riconoscimento come patrimonio UNESCO, istituito un parco archeologico, il che risolve un grandissimo problema, come capite, che è quello della governance di questi siti, perché al di là di questi e per esempio anche del Monte Etna, in cui esiste, diciamo, un parco regionale di tipo naturalistico in quel caso, nelle altre aree, diciamo che l'individuazione di una governance è stata problematica per anni, in qualche caso risolta già a partire dal riconoscimento del sito. Mi riferisco al percorso arabo-normanno, in cui è stato costituito sia in fase di proposta che, diciamo, in fase di attuazione, un comitato di pilotaggio che funziona e che riesce a gestire il sito con qualche complessità, tenuto conto delle numerose competenze che racchiude e proprietà, diciamo, diverse dalle curie al comune, alla regione. È abbastanza complicata la situazione gestionale, però ha un suo asset, quello di cui parlavamo, quindi l'itinerario arabo-normanno. Particolarmente problematico è ancora l'organismo gestionale delle Isole Eolie, che non è ancora definito, mentre si avvia, diciamo, almeno il piano formale, alla conclusione, la definizione del soggetto che è stato individuato nel distretto turistico del sud-est per quanto riguarda invece il sito dell'architettura e dell'urbanistica tardo-barocca del Val di Noto. Quindi abbiamo la fortuna di avere da un lato la certezza di un organismo per quanto riguarda i parchi e poi i parchi archeologici che coincidono con i siti archeologici riconosciuti dall'UNESCO, che viene specificamente, diciamo, riconosciuto in quello che esprime la legge regionale 20 del 2000. E quindi ad Agrigento c'è il direttore, che è responsabile, il legale rappresentante, diciamo, e il consiglio del parco come organo, diciamo, gestore. Piazza Armerina la stessa cosa, quindi direttore del parco archeologico affiancato al comitato tecnico scientifico. Il sito della necropoli di Pantalica e di Siracusa altrettanto, con il direttore del sito e con il nominando comitato tecnico scientifico, che in questo momento è rappresentato, diciamo, da un commissario che è il soprintendente di Siracusa. Questa è la perimetrazione dei due siti che costituiscono appunto il sito UNESCO di Siracusa e di Pantalica, e siamo già a 20 anni, li abbiamo già passati, diciamo. Questo è il momento in cui, insieme al presidente nazionale della commissione Franco Bernabè e Aurelio Angelini, che tutti conoscete, abbiamo celebrato i 20 anni dal riconoscimento UNESCO della Valle dei Templi. Ora, diciamo, voglio fare questa breve digressione, ma secondo me è fondamentale,
per dare un senso, diciamo, alle cose di cui ci stiamo occupando. Cioè, che cos'è lo benedetto UNESCO? Perché, diciamo, molto spesso nell'immaginario collettivo sembra essere identificato come un'agenzia di rating, cioè che definisce quali sono le aree più o meno preziose. Uno dei fondamenti dell'UNESCO è proprio quella frase che ho voluto riportare all'inizio, che è tradotta, diciamo, empiricamente più o meno, poiché la guerra comincia nella mente di uomini e donne, e in queste menti di uomini e donne che la difesa della pace deve essere costruita. Fondamentalmente, diciamo, l'UNESCO è il braccio operativo dell'ONU che si occupa di educazione, scienza e cultura. Cioè, l'elemento culturale viene posto a base della pace, diciamo, che deve essere ricercata nella mente e nel cuore degli uomini e delle donne. Non ci possiamo sottrarre, diciamo, alla stretta attualità, e ho riportato i dati che sono stati verificati dall'UNESCO qualche giorno fa, siamo il 14 aprile, l'UNESCO ha verificato che sono stati danneggiati in Ucraina, quello che vedete naturalmente è il teatro di Mariupol, com'era e com'è, speriamo come risarà dopo questa bufera. Dicevo che l'UNESCO ha verificato il danneggiamento di 102 siti dal 24 febbraio, 24 strutture religiose, 9 musei, 28 costruzioni, strutture storiche, 3 teatri, 12 monumenti e 3 biblioteche. Questo è l'UNESCO e questo è il senso profondo, diciamo, di cos'è l'UNESCO. Ora vorrei, diciamo, anche ricollegandomi e omaggiando in qualche modo il lavoro che ha svolto Sebastiano Tusa, voglio raccontarvi, diciamo, qual è la situazione dei parchi in Sicilia. Sono stati istituiti 14 parchi. Nell'ideogramma, diciamo, in alto a destra, vengono rappresentate le presenze annuali di visitatori che riguardano ciascun parco. In particolare, diciamo, Agrigento, che è al primo posto con 1 milione di visitatori, poi Siracusa con circa 600.000 e Piazza Armerina con circa 400.000. Naturalmente sono dati pre-Covid, ma che danno, diciamo, il senso della rilevanza anche in termini strettamente economici del sistema dei parchi siciliani, che è arrivato, diciamo, a incassare qualcosa come più di 20 milioni di euro in un anno. E devo dire che in questo 2022 i dati sono in grande crescita. Diciamo, si stanno riallineando al periodo pre-pandemia. L'ultimo rilevamento che abbiamo fatto una quindicina di giorni fa segnava uno spread di un 7% rispetto al 2019. Quindi, se le cose continuano ad andare bene come stanno andando, ci potrebbe essere un recupero quasi totale, diciamo, della dimensione che questi dati avevano nel 2019.
Ora, a fronte, diciamo, di questa grande sfida che si è sostanziata sia nella creazione e nella decretazione, diciamo, dei 14 parchi, un ulteriore passaggio ha riguardato l'attribuzione a questi parchi di una serie di siti satelliti che compongono il parco nella sua complessità. Diciamo, si è passati, per usare, diciamo, un'immagine efficace, da un parco puntiforme a un parco satellitare, per parlare per esempio di Agrigento, che è il sito che conosco meglio. Alla Valle dei Templi sono stati associati il museo, che è un griffo, che è una cosa assolutamente scontata, ma anche il museo di San Luca di Sicilia o quello di Licata, cioè perché si potesse costituire, diciamo, un organismo che potesse intanto autosostenersi e sviluppare, diciamo, le sue potenzialità anche in termini di rete, diciamo, in verticale rispetto a tutti gli altri parchi, ma in orizzontale rispetto al territorio di riferimento. E un'ulteriore sfida che è stata introdotta e che, diciamo, è in questo momento all'attenzione di una azione che ha in sé della sperimentazione, ma che ha una possibilità reale, diciamo, di consolidarsi con i necessari aggiustamenti, nel senso che la situazione, diciamo, a oggi è quella della del riconoscimento. Della piena autonomia di ciascun parco, che naturalmente parte dalla dotazione minima degli organismi che lo compongono, ma anche dagli strumenti minimi per il suo funzionamento, cioè quindi fondamentalmente, per quanto riguarda la seconda tranche, la realizzazione, diciamo, di un bilancio di gestione e di una tesoreria, diciamo, per poter materialmente avere la possibilità di una gestione diretta degli incassi. Al momento la situazione è che ai quattro parchi, diciamo, che godevano storicamente dell'autonomia, dalla fine dell'anno scorso all'inizio di quest'anno se ne sono aggiunti a oggi altri quattro, tra cui due che sono Morgantina e Siracusa, che fanno parte del sistema UNESCO Archeologia Siciliana. Per poter attuare questa vera e propria rivoluzione, diciamo, sul territorio, naturalmente è stato necessario un approccio graduale e una soluzione di tipo compensativo che potesse far sì che i parchi dotati, diciamo, storicamente di un gap di finanziamenti derivanti dallo sbigliettamento, perché l'obiettivo è quello che ciascun parco debba reggersi autonomamente, nell'ottica della costruzione del sistema dei parchi, si è introdotto a livello legislativo un fondo perequativo, diciamo, un fondo di solidarietà tra i parchi. Diciamo, il meccanismo è che il 10%
degli incassi di parchi ricchi vada, diciamo, un'operazione alla Robin Hood devoluta ai parchi più piccoli per poter sostenersi. Questa è l'operazione, diciamo, che stiamo conducendo in questi giorni, cioè quindi fondamentalmente attraverso queste tabelle parametriche stiamo chiedendo, anzi stiamo imponendo, perché lo prevede la legge, ai partiti più dotati di versare in un capitolo che costituisce appunto questo fondo di solidarietà e le risorse che vedete esplicitate in maniera che poi si possano riversare agli altri parchi e far sì che il sistema si regga. Ora voglio, diciamo, alla luce di questo, tornare un po' agli intrecci che ho sperimentato, di questo posso parlare, e naturalmente auspico che gli altri parchi, man mano che crescano, diciamo, nella loro consapevolezza, nella loro autonomia, che possano mettere in campo, cioè a partire dal piano di gestione del piano di gestione UNESCO per il parco di Agrigento sono stati enucleati alcuni punti programmatici, quali l'organizzazione di nuovi itinerari, la realizzazione di itinerari alternativi, nuovi mezzi di trasporto, la valorizzazione della struttura archeologica, naturalmente la conservazione dei monumenti, il potenziamento delle strutture culturali ed espositive e delle attività educative e informative, e favorire anche metodi tradizionali di produzione agricola. Vi racconto, diciamo, in maniera molto veloce per lasciare spazio poi, naturalmente, a eventuali domande o interventi, quello che è successo nel Parco della Valle dei Templi, la cui visita storicamente, diciamo, si identificava in questi due poli, l'ingresso al Tempio di Giunone e l'uscita al Tempio di Eracle. Attraverso, diciamo, la realizzazione di una passerella è stato possibile integrare anche fisicamente il lato occidentale della collina dei templi e poi attraverso diciamo, un'operazione di estensione degli scavi verso quella che storicamente era l'agorà della città, soprattutto in periodo ellenistico romano, si sono creati, diciamo, degli itinerari verso nord e quindi verso anche la città di Agrigento, mentre dall'altro lato, diciamo, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturalistico, sono state integrate delle aree che facevano, diciamo, da corollario classico alla visita alla collina dei templi. In questo caso vedete la realizzazione di questi itinerari che tengono conto anche della presenza di una fermata del treno all'interno del parco nei pressi del Tempio di Vulcano e la realizzazione, diciamo, di un percorso che a partire da questa fermata attraversa il giardino della Colimbetra, che è gestito dal FAI, e riconnette cucendo insieme aspetti paesaggistici e aspetti archeologici, sia classici, diciamo, classicamente noti della città antica di Agrigento, sia anche quelli provenienti dalle nuove ricerche che sono state nel frattempo condotte. Questa è la passerella di cui vi parlavo, che è stata realizzata attraverso il concorso internazionale dell'architettura. E i percorsi sono stati integrati naturalmente con un'attenzione all'accessibilità allargata, quindi migliorando i percorsi, introducendo delle macchinette
i pannelli per i coerenti, e anche dei video linguaggio LIS che vengono attivati attraverso le QR code disposti sui pannelli. Un'attenzione, diciamo, molto grande è stata posta, e tra l'altro questo in conformità anche a quanto, come dire, è l'obiettivo prioritario dell'UNESCO, cioè quella, ma anche della Convenzione di Faro, devo dire, cioè la connessione e la integrazione della comunità con il proprio patrimonio. Considerate, diciamo, che i siti maggiori, di cui anche la Valle dei Templi fa parte, nel momento in cui assurgono a grandi livelli, diciamo, di riconoscimento internazionale, in qualche modo tagliano il proprio rapporto con i cittadini, di cui invece sono i caposaldi identitari in qualche modo. Quindi il nostro sforzo è stato quello di riallacciare questi nodi, e in vari modi, cioè per esempio attraverso una elaborazione dei progetti di ricerca che tenesse conto anche della partecipazione della comunità, quindi attraverso per esempio la pratica dello scavo a cantiere aperto o delle mostre, diciamo, dei ritrovamenti di giornata, cioè per cui c'era tuttora un costante interfaccia tra le attività di ricerca, anche le più specialistiche, con il territorio, con i cittadini, perché, diciamo, uno dei problemi nella divulgazione della ricerca, come sapete, è che gli archeologi, dopo lo scavo, diciamo, si prendevano un attimo di tempo per poter pubblicare. Quest'attimo durava, come dire, dai 3 ai 20 anni, quindi praticamente le ricerche non avevano mai la possibilità di essere trasferite, ma soprattutto confrontate con altre ricerche che nello stesso periodo venivano e vengono realizzate in altre parti del mondo. Questo, diciamo, è stato un obiettivo, devo dire, anche molto, molto ben riconosciuto dalla collettività, utilizzando anche i sistemi più contemporanei, a partire dai social. Si facevano e si fanno, diciamo, anche delle dirette per illustrare lo stato dei lavori, ma si dava la possibilità non solo di assistere, ma anche di partecipare allo scavo direttamente, ovviamente osservando le norme di sicurezza necessarie. Ovviamente una grande attenzione alla didattica. Quello che vedete in basso è un'esperienza di scavo simulato per le scuole. Ok, oppure, come dire, sperimentazioni di performance o mostre di arte contemporanea, soprattutto di laurea. E poi questo progetto, Agrigensium Landscape Generation, che ha vinto il primo premio italiano del paesaggio, ed è stato selezionato, rappresentato l'Italia al premio del Consiglio d'Europa del paesaggio, abbiamo avuto anche una menzione speciale. Il progetto fondamentalmente è costruito attorno a un modello partecipativo che da un lato dà la possibilità di vivere il paesaggio storico, diciamo, quindi il parco della Valle dei Templi, attraverso varie forme. Una è quella della realizzazione di orti sociali, per cui sono stati dati gratuitamente delle associazioni o associazioni prevalenti
o scuole che potessero utilizzarli per finalità sociali, tipo il recupero di persone svantaggiate. Uno degli esempi è una scuola per apicoltori, con l'introduzione, per esempio, di una specie di ape in via di estinzione, che è l'ape nera sicula, e anche attraverso, diciamo, delle forme produttive che tenessero in vita i sistemi di agricoltura tradizionali e che potessero realizzare dei prodotti di alta qualità con anche, perché no, diciamo, un gettito economico che potesse essere introitato sia dalle aziende ma anche dal parco che cedeva la propria estensione. Un modello innovativo, integrato, che alla fine di tutto consente di applicare, diciamo, una pratica innovativa di restauro del paesaggio, che non è quella di inseguire gli incendi quando scoppiano, ma quello di coltivare in maniera tradizionale i terreni e avere anche un ritorno economico nei termini che vi ho detto. Sempre nell'ottica di un coinvolgimento della cittadinanza alla riappropriazione, anche, come dicevo, in chiave identitaria del patrimonio, sono stati introdotti gli abbonamenti a costo bassissimo, per far sì che le persone, diciamo, con una spesa di 20-30 euro l'anno, avessero la possibilità di frequentare quotidianamente questi luoghi, che erano luoghi che loro frequentavano, che anch'io frequentavo, diciamo, normalmente, senza la necessità di varcare un cancello, di pagare un biglietto, negli anni passati. Un'altra sperimentazione che credo debba essere incrementata, che abbiamo condotto anche, devo dirlo, con la collaborazione di Rosario, di Nino, in qualche modo, è quella della, come dire, dell'intreccio tra patrimonio materiale e patrimonio immateriale. Come dire, il progetto era ed è quello, spero, diciamo, che lo si continui dopo il Covid, quello di far sì che il bene immateriale UNESCO diventasse un contenitore di eventi, di materiali, di mostre, di cataloghi, sia fisici che multimediali, e che dialogasse anche, soprattutto, con i territori, diciamo, con il patrimonio immateriale che quel territorio produce in prima istanza, e che poi, come dire, data la sua dimensione di carattere internazionale, potesse confrontarsi anche con l'esperienza, con l'incontro di culture rappresentate dal patrimonio immateriale internazionale dentro la Valle dei Templi. Abbiamo cominciato con un primo evento realizzato insieme a Rosario Capitone, che è quello di una serata con i dervisci danzanti all'interno del Mandorlo in Fiore. È successo, tra l'altro, una congiuntura in qualche modo strana, e anche questa favorevole, diciamo, che il comune non riuscisse a organizzare questo Mandorlo in Fiore, per cui per 3 anni, fino, diciamo, all'anno del Covid, l'abbiamo organizzato noi, mutando in qualche modo il target, cioè abbiamo cercato di mantenere, diciamo, la struttura spettacolare
molto cara, diciamo, agli agrigentini, le varie gli avvicendamenti, diciamo, nella settimana del festival, dei vari eventi, alla piattolata, alla sfilata, no? Però introducendo come elemento fondante la presenza, questi sono, diciamo, dei progetti che abbiamo realizzato con il Museo delle Marionette, degli spettacoli, anche una mostra a Villa Aurea, e diciamo, pretendendo che all'interno di questo festival, che non abbiamo più chiamato Sagra del Mandorlenciore, venissero rappresentate e fatte conoscere realmente, diciamo, i patrimoni immateriali dell'UNESCO. In questo caso stato vedendo i voladores messicani, che è come dire, un'esperienza, come dire, anche mistica, che vi invito a fare, ma di un livello spettacolare anche altissimo. Oppure in un altro anno, attraverso la presenza delle torri umane di un paesino della Catalogna, che si è spostato per intero, cioè, in pratica sono venuti con un aereo, hanno fatto un charter, fondamentalmente, diciamo, il comune si è spostato tutto ad Agrigento, un po' perché, diciamo, questa rappresentazione delle torri umane è un evento costruito dalla comunità per intero. Questo è stato l'anno in cui abbiamo esportato il Mandorlenciore anche a Palermo. Questa è un'esibizione, diciamo, una costruzione di torri umane ai quattro canti. Voglio concludere con questa foto del 2019, in cui ci sono le varie rappresentanze di bambini, in questo caso, che hanno partecipato al festival, in cui è spiccato, come vedete, la bandiera ucraina. Speriamo, diciamo, di poter riprendere al più presto, dopo questa doppia interruzione del Covid e della guerra. Io concluso, naturalmente sono qua per qualsiasi chiarimento, per qualsiasi approfondimento. Grazie. Grazie Giuseppe. Immagino che Rosario sia sempre nella situazione di non poter intervenire. Io desidererei che Andrea prendesse la parola e facesse alcune osservazioni su quanto ci hai raccontato. Sì, grazie infinite a Giuseppe Parello per aver sintetizzato un po' tutte quelle che sono le attività assolutamente importanti del Parco di Agrigento, ma non solo. Io avrei veramente tante domande che vorrei fare. Cercherò di sintetizzare un po' quelle principali. Allora, intanto lei ha sottolineato prima come una cosa che io ho ripetuto durante gli altri incontri, ovvero una come dire, convergenza sempre più necessaria e importante tra la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e di quello culturale. Quindi, in questo senso, alcune attività, alcuni passaggi che prima ci hai illustrato dimostrano questa convergenza, come ad esempio accennavi di un percorso ambientale, se non sbaglio, proprio all'interno del Parco della Valle dei Templi. Quindi queste sono delle attività assolutamente non scontate, delle attività sicuramente innovative e sicuramente sempre più necessarie. C'è però una seconda questione che vorrei un po' mettere in evidenza, ovvero
sappiamo bene che le aree protette in generale, quindi anche i parchi archeologici, vanno un po', dovrebbero andare appunto in una direzione, cioè dovrebbero cercare di arginare quelli che sono i rischi concreti, no, di distruzione sia del patrimonio ambientale che quello che di quello culturale, in questo caso archeologico, quindi materiale. Ecco, però quello che a me interessa di più, perché appunto mi sono occupato più che altro di patrimonio immateriale, come ho potuto spiegare durante la scorsa volta, quindi ho fatto la mia ricerca sul patrimonio immateriale di Pantelleria legato al riconoscimento UNESCO della vita d'Alberello. Hai accennato poco fa di una cosa molto interessante, ovvero la possibilità di cercare di coniugare un po' quello che è la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio materiale e di quello immateriale. Quindi, se non sbaglio, hai fatto un esempio di alcune attività che è organizzate anche dal Museo delle Marionette. Ecco, volevo chiederti in che modo si potrebbe cercare di unire queste due necessità, no? Queste due necessità di salvaguardia del patrimonio materiale e di quello immateriale, al di là di eventuali singoli eventi, no? Che possono essere di rievocazione anche di certe pratiche tradizionali, diciamo, legate al patrimonio immateriale. Ecco, come si potrebbe percorrere questo, insomma, unire questi due percorsi, anche, diciamo, in generale, non solo per i siti, per i parchi archeologici, ma per tutte le aree protette in generale. Questo te lo chiedo un po' perché, come sappiamo tutti, come appunto sanno meglio di me Nino e Rosario, soprattutto da noi, diciamo, quella che è la valorizzazione, la gestione del patrimonio immateriale, quindi è un po' messa in secondo, il patrimonio demo-etnoantropologico è messa un po' in secondo piano rispetto alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio archeologico. Quindi anche in questo senso, appunto, a volte quello che ci dicevamo un po' con mio padre, ma anche credo che quello di cui parlavano anche Nino e mio padre spesso, era proprio questo punto, come cercare di in qualche modo recuperare questo gap di recuperare un po' l'importanza di quella che è la protezione, la valorizzazione, la salvaguardia, intesa come salvaguardia attiva anche da parte della comunità, delle comunità locali, dell'enorme e importantissimo patrimonio immateriale siciliano. E queste sono un po' le cose più, sì, importanti che mi vengono in mente. Allora, rispetto alla prima domanda, evidentemente, diciamo, più che un programma o una pia, diciamo, dichiarazione di intenti, quella della tutela del paesaggio, dei parchi archeologici, è una vera necessità, nel senso che nel tempo si è proceduto all'espropriazione di tanti terreni evidentemente necessaria alla salvaguardia di questi beni. Dopodiché si pone fortemente il tema della gestione di queste aree, perché di fatto, diciamo, in moltissimi casi risultano delle aree derelitte, diciamo, abbandonate, senza possibilità di cura. Per cui, diciamo, il modello che abbiamo prefigurato è quello, in qualche modo, di restituirlo, ma in chiave pubblica, alla cittadinanza, facendolo rifrequentare
attraverso un modello orientato, cioè che da un lato salvaguardi le tecniche e le pratiche, diciamo, culturali storiche, ma che in qualche modo lo incentivi attraverso il brand. Cioè, se tu riesci a raccogliere, cioè a dare in concessione un terreno dove si coltiva la vite piuttosto che l'ulivo all'interno di un parco, e poi, come dire, alla fine lo commercializzi raccontando anche questa storia, questo è un valore che fa sì che quei terreni possano ridiventare appetibili. E questo sta funzionando. Cioè, nella Valle dei Templi c'è un marchio che si chiama Diodoros, anzi, se trovate prodotti col marchio Diodoros, comprateli, perché come dire, fate un'azione come dire, di sostegno alla tutela del patrimonio. E quindi i parchi, in questo caso, non avranno l'onere di dover arare quei terreni, pulirli, fare le fasce tagliafuoco, perché c'è la presenza dell'uomo che garantisce tutto questo. In più, se c'è una pietra che cade da un muretto, la rimette a posto. Cioè, per cui, diciamo, questa è anche, come dicevo prima, un'azione attiva di tutela e di restauro del paesaggio. Non ne vedo altre, diciamo, altrettanto efficaci. E dall'esperienza fatta devo dire che questo funziona. Ad Agrigento ci sono, diciamo, in embrione altri tentativi in questo senso, che, diciamo, se ben curati possono essere altrettanto positivi ed efficaci. Relativamente all'altro tema, diciamo, quello della tutela e della valorizzazione del patrimonio immateriale, evidentemente è materia molto complessa, cioè nel senso che ci sono una pluralità di temi da affrontare. Diciamo, il patrimonio immateriale va, per quanto riguarda la Sicilia, dall'opera dei Pupi alla coltivazione, diciamo, della vite di Pantelleria, a l'ultimo, diciamo, è quello dei muretti, dell'arte dei muretti a secco. Evidentemente va coniugata in relazione alle varie tipologie. Per esempio, diciamo, per quanto riguarda la tutela dei muretti a secco, nell'elaborazione dei piani di gestione dei siti del Val di Noto, io ho fatto introdurre, diciamo, la necessità della tutela di questi muretti a secco, che connotano naturalmente, diciamo, il paesaggio ibleo, almeno quanto le chiese barocche. Quindi, diciamo, l'aver inserito all'interno dei piani di gestione delle misure che atte, diciamo, a salvaguardare sia i muretti, ma soprattutto, diciamo, l'arte della costruzione dei muretti, è un dato, diciamo, che si muove in questo senso. Ora, il lavoro che va fatto, comunque, diciamo, anche a prescindere forse in qualche modo dai patrimoni immateriali riconosciuti, va fatto sui patrimoni che tuttora sopravvivono nei nostri territori. Un esempio, diciamo, per essere molto chiari, ad Agrigento c'è la festa di San Calò, che è un vero e proprio, diciamo, bene immateriale,
Ebbene, il parco si è assunto, diciamo, anche, non dico l'onere, diciamo, ma la possibilità di un'interlocuzione con questa festa, ospitandone una parte oppure inserendolo, diciamo, nei propri percorsi di conoscenza. Un'altra operazione che abbiamo fatto, per esempio, sul territorio agrigentino e non solo, è quella di realizzare e di organizzare, diciamo, un archivio multimediale sulle feste che si svolgono nei vari paesini, diciamo, dell'entroterra che gravitano sull'Agrigentino. Dalla festa di Nardo a Santa Elisabetta alle feste, diciamo, nella parte, diciamo, dei Monti Sicani. Ci vuole, diciamo, una continua attenzione a trovare dei modelli che si differenzino caso per caso, perché evidentemente le circostanze sono molto diverse l'una dall'altra. Però penso, diciamo, che il lavoro che può fare un parco che ha la sua autonomia e naturalmente una sensibilità rispetto a questi temi può essere importante. Ok, chiarissimo, grazie mille, chiarissimo, tutto chiarissimo. Una cosa, solo un'ultima cosa che mi ero dimenticato poco fa Sì. di chiedere, relativamente proprio alla questione più concreta di cui hai parlato prima, ovvero la famosa legge del 2000 sui parchi, Sì. quella che mio padre è riuscito dopo tanti anni a, La diciamo, spiegare. sì. Mettere in pratica, ho visto durante appunto le slide che effettivamente c'è una certa differenza di affluenza tra i maggiori parchi, ovvero quello di Agrigento e gli altri due, mi sembra, di Giardini Naxos e Piazza Armerina, Siracusa. sì, e invece altri parchi che hanno molti meno visitatori, ma che a mio avviso non sono così tanto meno importanti, no? Rispetto agli altri. Magari, cioè, sicuramente sono più piccoli, però, ad esempio, a Gela ci sono, se non sbaglio, le mura greche, diciamo, meglio conservate non solo di tutta la Sicilia, ma credo anche di tutta Italia. Alla Pantelleria ci sono dei siti archeologici che, sebbene ridotti dal punto di vista, diciamo, di dimensioni, sono interessantissimi, importantissimi e unici. Ecco, com'è possibile, così a livello generale, chiaramente è una problematica abbastanza molto, molto complessa, cercare di, ecco, di far arrivare più visitatori in questi parchi che sono da molti turisti, ma anche da molti stessi siciliani sconosciuti. E quindi in che modo si può colmare un po' questo gap e a che punto stiamo un po' in come dire, in questa gestione di questo sistema dei parchi che, possiamo dire, sebbene la legge sia stata redatta nel 2000, è da pochissimo che sono operativi di fatto. Allora, partiamo dall'ultima. Diciamo, dobbiamo essere riconoscenti a tuo padre per l'impulso che ha dato nella strutturazione del sistema. Il dato è che finalmente ci sono stati istituiti, ho detto, nel numero di 14. E la situazione è in evoluzione, cioè nel senso che a partire, diciamo, dall'impulso di Sebastiano Tusa è cominciata la strutturazione, ma perché diventi efficace, diciamo, è necessario
è stato necessario ed è ancora necessario, diciamo, un lavoro minuto, organico, da condurre giorno per giorno. A oggi, come ho detto prima, i parchi che hanno la piena autonomia sono 8. Io conto, diciamo, 8 su 14. Conto nel giro di quest'anno di arrivare a far ripartire tutti. Naturalmente, diciamo, rispetto anche ai flussi è stato necessario mettere a punto questa regolamentazione, diciamo, questa sussidiarietà. Rispetto invece al tema che dicevi della grande differenza tra l'appeal, diciamo, rispetto ai visitatori di un parco rispetto a un altro, cioè, il primo dato è che i numeri non li decidiamo noi, cioè i numeri li decidono le grandi compagnie che organizzano viaggi, tour operator, cioè per cui quello che dobbiamo cercare di comunicare a questi soggetti è che non esiste il parco della Valle dei Templi piuttosto che quello di Siracusa, ma esiste un sistema, esiste un'archeologia siciliana che si compone di Agrigento, di Taormina, di Siracusa, di Piazza Armerina, ma anche di Pantelleria, di Gela, di Leontinovi. Non sarà facile. Il lavoro che invece, diciamo, è più prossimo è quello di puntare su un turismo, come si dice in questi tempi, di prossimità. Considera che siamo 5 milioni in Sicilia, un bacino non indifferente che molto spesso viene trascurato, ma attraverso un po' anche quelle pratiche, diciamo, di condivisione con la comunità si potrebbe cominciare, però evidentemente è un lavoro molto certosino che ha necessità di tempi prima di maturazione da parte delle strutture che devono proporre, ma anche evidentemente, diciamo, sui risultati che non verranno subito. Però credo che oggettivamente sia questa la strada più veloce, diciamo, la più prossima. Ok, grazie. Io per ora non mi vengono altre domande in questo momento. Bene, se Sì, ci sono domande. un'ultimissima, ma questa, diciamo, è così una mia pura curiosità. Come mai nel 2019 sono stati in quasi tutti i parchi ci sono state meno presenze del 2018? Cioè dipende da qualche cosa in particolare o se... No, diciamo che tutto sommato, no, sono piccole variazioni, non sono grandi variazioni. Devo dire che ad Agrigento c'è stata una piccola spunta in più, in altri sostanzialmente, diciamo, mantenuto il dato del 2018. Non te lo so dire, diciamo, mi sarei preoccupato se la flessione fosse stata un poco più consistente. In realtà, da tutto sommato. D'altra parte, io credo che, diciamo, i flussi di visitatori non possano essere ascritti soltanto alla attrattività dei parchi. Ci sono tanti altri problemi di carattere strutturale, legati sia alle modalità della promozione, sia ai rapporti con i grandi tour operator. Ci sono tantissime cose che riguardano anche l'assessorato al turismo e poi delle dinamiche anche di carattere internazionale che talvolta intervengono a influenzare maggiori o minori visite nel nostro territorio. Queste sono una serie di variabili che talvolta non possono essere imponderabili. Certamente ci sono tanti interventi che possono essere fatti
a vantaggio del, diciamo, della promozione internazionale di queste realtà. Su questo non ci sono dubbi, però non bisogna neanche dire che non si è fatto nulla in questa direzione. Si sono fatte tante, tante operazioni, tante cose. E a questo punto, se ci sono, se qualcuno dei presenti volesse intervenire, avesse delle domande da porre al nostro architetto Parello, che è stato così gentile e prodigo nei nostri confronti, potete intervenire. Se no, lo possiamo liberare, che ha tanto, tanto da lavorare, ahimè. Benissimo. Sono stati clementi. No, sono stati clementi, ma credo che, fra l'altro, Andrea ti ha posto talmente tante domande che ti ha fatto spaziare su diverse altre questioni, quindi abbiamo avuto la possibilità anche di arricchirci ulteriormente. Allora ti ringraziamo tantissimo del tuo intervento, che è stato fondamentale per dare sostanza a questo nostro ciclo di seminari, e rinviamo tutti al prossimo incontro. Grazie Giuseppe, arrivederci. Grazie, ciao. Giuseppe. Arrivederci. Ciao Andrea. Arrivederci. Ciao, Andrea.